modo per fare un omaggio a un grande poeta milanese, Dino Gabiazzi. Questa non è una delle poesie, questa è una poesia inedita, non è, diciamo, come abbiamo imparato a conoscere Gabiazzi, questo è uno scherzo che lui faceva così. È una roba un po' erotica, mi raccomando, è vero, no? Mi raccomando, perché siamo in ora protetta, ma i ragazzi, ma siccome qui ci hanno sentito che chiamavi tutte ragazze, io sono un ragazzo, i protetti se ne insomma, no? Perciò diamo il consenso, andiamo con, ma si chiama, ragazzi, capite già dal titolo, Tentazione. Bionda vera e sdegnosa, la passava senza manca vedem, calma, maestosa, me la guardavi, tutta poderosa, in carne, non sgriso, e mi sgrafignava il fieron. La tenevi detto un po' di tempo, senza dan pas, che tentazione. Dicevi, forse della suggestione dell'ambiente, l'aria di campagna, su Dumà l'era d'agosto, che una mattina la vedi risuonare per il cortile, e poi fermas vicino a un fontanil, la sbassa il cu per fare una bevidina, e intanto la mostra i bei garoni al sud. Signor, me fu a resist, su un non virtuoso, e poi la che spezza. Mustus e la zigotta e ciap che le ha un bigiù e sul se lo ridim e su che non me mi che certi rocche mai vabbè ma certi rocce di provare le facili condannà se ho perso il cu le mingas stata tutta colpa mia su tu non su un san voi vizi e voi petit e quel che fa le mingas per un delit se la fermavi no l'andava via. La camminava e intanto mi che andava insieme sentivi battere il cuore come un tamburo botli l'ubrancata con un furor e senza manca tanti stratagemma lo caressava lo tenne da rente le la strivava la si difendeva la voleva scappare la si sbatteva ma quando pastregnava in un momento la se la sa d'andà mi rassegnata, sentì la palpita l'indime ma e perde il cu le statutuna, pian pian, perché non vedesse lo portare in ca. L'era domenica mattina, di quel che poi successe, l'estate stain, con vin bianco, osmarin e patatin noè. Lo fa da Rossio e da Inna. Nel 1983 a Torino avevo fatto un programma televisivo e appunto sulla vita di Ugo Foscolo e Maria Antonietta Arese, ecco questa storia d'amore. Io facevo il marito non tanto, insomma, aveva 60.000 amanti, ma l'unica sua soddisfazione vera di battuta che disegnava era questa: o fa un palazzo perché il piacere a te, ma il piacere a me. In compenso ho tolto una mia perché la piacesse unicamente a me, invece a quanto pare la piacesse a te. E lì è stata la vita, no? No? Bene, adesso lui ho fatto un po' di tagli, così poi la leggerete, specialmente nelle loro lettere d'amore che le stanno difficili per me, a me di giovane milanese, roba del 600, primo 800 e chi che la spantega in amore di parole di tutti i parti. Il Foscolo, prima di conoscere Antonietta Arese, l'aveva difesa contro tutti i male lingue di Milano perché deteneva andare insieme ma parlava in ancamaro del no, come successe sempre, no? Beh, questa storia invece l'aveva reso omaggio alla Pagnani, che era durata di poeta e letterario, Vincenzo Monti la stimava e sta andando a definire fan de genio.
No, Schura, intelligente e istruita, la conosceva il francese e il tedesco. I cronisti dell'epoca l'hanno descritta come un'autentica bellezza, dal bel prat, la cioma lustra e tencia, negra e languida e butta al ton profondo. In de lui del 1820 l'incontra con il foscolo, che ha la stessa età, 23 anni. Lui era un giovane ufficiale, sempre senza un gas, ma è anche un poeta, famoso per aver scritto le ultime lettere di Jacopo Ortis. Nasce il 7 febbraio del 78 nell'isola greca di Zante, dopo da Venezia Niccolò Foscolo, che è subito la borsa fa chiamare Ugo, no? Le venne da Venezia a Milano, città da lui chiamata con sprezzo Paneropoli, perché secondo lui Meneghin pensava in un occhiamento al Pacciano. Chi l'incontra qui a Milano incontra il poeta Petrarchi che rappresenta l'Antonietta in del Rigol del Teatro della Scala, le sue passioni. È il classico de Fulmen. Quando il Foscolo riceve la prima lettera dell'Antonietta è una gran gioia. È stato un latel della felicità e subito gli risponde. L'è la prima di 136 lettere che descriverà in 7 mesi di passione. Era sempre descritto. E dopo il primo incontro segreto e il primo basino. Lei è il principio di una passione fatta di scambi, di lettere e di incontri, non lo segreto, e poi prende la casa dello tempo abitato in Parigi, no? Con la complicità dell'ordinanza di lui e della donzella di lei. In del suo palazzo a Rubechet, l'Antonietta, era stata per tanto tempo inferma, causa una seria malattia, e in quel periodo, se nel 1802, Foscolo è il che dedica la sua ode più se famosa, all'amica risanata. Questa poesia la consegnava su Antonietta all'eternità. Chi è un poi comincia la gelosia del e poi noi immaginare quanti volte sono passati sotto la tua finestra. Antonietta la fatta delle desprudenze, savi, savi in riguardo un marito alla valera, ma in confronto un gimac. E il Foscolo sotto in pensiero cugnate le Francesi al Petrarchi che che ronzavano intorno e non inutilmente. Antonietta la sostenerà in la Foscolo in la revisione delle ultime lettere di Jacopo Ortis e la traduzione dei dolori del giovane Werther per Goethe, ma il suo amore per il Foscolo le no esclusive e come la sua consuetudine la trempe di altri gel d'amore che dura in Tranada e Sastelin, ma che fanno inversare brutto il poeta. Come quando in Benvenuto una partita di calcio in la tenuta di Calita Linà, la Pamaron, intanto che era della Basasco, un giù in colonnello di dragone. Foscolo, dopo una violenta intemerata, la colpisce con una scurriadata che la galassa un setting sulla scena. L'Antonietta, stufa di scenante gelosia del suo amoroso, a poco la si slontana e la risponde ai suoi lettere. Di Foscolo e di Scarino, un tucchiato di manetta fa, dove stai sì? Tu scorme, parla di te, mia Antonietta, tu stracercati in tutti i cantoni, sempre tu in mente i preziosi momenti del nostro amore. Quell'amore grandissimo che per 7 mesi è nato unì. A Palazzo Arese si fa festa, le carnevali, tutti i personaggi della nostra storia in invidà. Che poi la storia la leggerete sul libro, tutta, no? In invidia, neanche il Foscolo che arriva a sorpresa senza salutare nessuno e va vicino all'Antonietta che la resta di sassa a vedere. Foscolo, sun venu a augurare miglior fortuna ai vostri sgherbiz de libertina. Antonietta, credevi di aver ispirato una migliore opinione di me, e tenti ciacerle passare, po' di più da credito. Antonietta, quale sci, addio Foscolo. Vedrò in re i vostri letter e con fiducia che anche a voi farei gli stessi conti me. Per la cronaca, le lettere di Antonietta, cioè tutte queste vicende, vengono riassunte e sono note per le lettere del Foscolo, ma quelle di Antonietta non sono mai state trovate. Dopo questo incontro, Antonietta la scrive al Foscolo, lei l'addio e lo manda. Letteralmente, scusate, come dicono i francesi, a scie. Antonietta, attenzione, è questa la lettera. Avevi desiderato la traduzione del Werther?
per la fine. Fatta con la massima precisione che si poteva fare. Le sarà utile a me perché la madara la soddisfazione di fare un piacere e la sarà utile a voi in caso di scioglimento del corpo. Che c'è però, ve le tenga lontane. Addio, Ugo. L'ironico maestro della Pagnani e fa sapere la reazione del Foscolo, tragica come sempre, ma la sua maniera anche piena di tenerezza. Foscolo, tu lo sai bene e te ne doriamo un ben tan ben grande che si può anche immaginare. Ti, te ne vedrai mai più. Mi, me desmente garunde, madame Arese, ma mai e più mai della mia Antonietta. Ben alla fine di tutto il Foscolo la dica l'Antonietta, la galera e il cœur fa de cervello. Giuseppe Pecchio, biografo del Foscolo, la scrive che la Pagnani la si fa giù di uomo perché gli crenda sui come galette, per far amor in gelosis e barrifà. Giuseppe Rovani del Solomanos la commenta, un amante in disomano l'era né più né meno di un capon mis in del piatto di un lecaro. L'ultimo pezzetto, nell'ottobre 1846 la Pagnani la si è trasferita a Genova, città dal clima più sebenin, causa il peggioramento del mal celti, che lì è un po' la storia. E lì le mancata il 20 dicembre del medesimo anno. Portata in seguito a Milano, la sua tomba monumento l'era in la chiesa di San Babile, è stata lì fino ai primi del 900, quando è stato uno dei primi restauri. Adesso San Babile sono andato altra volta per fare ricerca. Ma dice l'unica roba che viene un po' in corona, rende tutta di fatta la gente, perché è stata anche bombardata nel 43. Una leggenda, la quinta, che in di notte luna piena il fantasma dell'Antonietta compariva sul pugio del palazzo Alarese, in cui Venezia il 14, per solitare il Giunotto che spasseggiava il lungo corso. La suggestione la continua anche in cœur perché a seguito della rovina del palazzo causa il bombardamento del 1943, cui aveva una conoscenza della favola, la salva al pugio neoclassico in cui l'Antonietta la si faceva vedere e la colloca sulla la moderna facciata della nuova costruzione. Se voleva andare a vederla, ecco, è lì la casa prima dell'incrocio con San Damiano partendo da San Babila. Insomma, io vi consiglio una cosa, prima di leggervi, perché è tanti bei storie. Seconda roba, andiamo a traspare con Venezia, magari, tra Lusco e il Brusco, in di notte luna piena, magari. Siamo sotto Natale, vi auguro buone feste, buon tutto, e con una cosa, con un poeta che va ricordato, che è piuttosto dimenticato, è stato un grande poeta, leggete i suoi libri se potete, Armando Brochieri, poeta di Navini, uno che ha lottato tutta la vita per gli stanziali, per tutti sul Naviglio e poi alla fine ha mandato gli amori al furbetto. Io con questo vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Signore, che te nasce stanotte, nasce per tutti, ma nasce per un qualcosa, per quel che a lungo credo, per quel che ne credo più, per sto Milano che in del del tuo Natale, all'anco un sciame un carnevale, nasce in sulla riva, dove anche a lungo i che il vero un tuo consiglio, e te battezzeremo allora con l'acqua del Navigno.